Buongiorno amici di Zita on the Road. Zita è qui naturalmente con noi e noi ci stiamo recando in Molise. Facciamo una passeggiata nel vicino Molise, provincia di Campobasso, lago di Guardalfiera. Sul lago di Guardalfiera c'è una strada molto caratteristica, passa proprio nel lago. Naturalmente è un ponte con varie campane che passa quindi dentro il lago. E vorrei fare un bel video con il drone, credo che uscirà un video molto carino. E poi noi faremo una passeggiata e ci prendiamo un bel caffè, Zita, che ne dici? Credo proprio che anche oggi mi sono dimenticato il passamontagna di Zita, perché non è una bella cosa, poverina. Però magari dopo troviamo una soluzione, devo cercare un po' meglio nella borsa. Comincio a dimenticare un po' le cose, l'età avanza. Allora, ben ritrovati sul nostro canale, amici di Zita on the Road. Se non l'avete già fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, perché in questo modo ci sostenete. Noi siamo piccolini, dobbiamo crescere. Io e Zita vi ringraziamo e intanto facciamo un po' di strada e arriviamo quindi in Molise. Questa qui, se non sbaglio, è San Vittore del Lazio. Tra qualche chilometro lasceremo il Lazio e entreremo quindi nella regione molisana. Magari troviamo da fare un bel panino. Oggi caffettino in Molise. E allora, lago di Guardalfiera. Quindi Venafro, poi passeremo Isernia, entreremo nella provincia di Campobasso e da lì direzione Guardalfiera, che è appunto direzione mare. E Guardalfiera ha per noi un ricordo abbastanza tragicomico, perché nel 2022 eravamo alle prese con il tour solidale Sud Italia e il nostro tour partì proprio dal Molise e nel nostro itinerario ci portò proprio a Guardalfiera. Cercavamo un posto per campeggiare e facemmo il lungo lago, che era abbastanza impervio, selvatico. Il giorno prima aveva piovuto, non ne abbiamo avuto, noi abbiamo dato importanza a questo e è finita insomma in un modo non carino, diciamo così. Passiamo un paio di piccoli paesi prima di arrivare a Guardalfiera, dove l'intenzione in realtà era accamparsi con la tenda, non trovando comunque mai un posto utile, anche aperto, per fare un bel campeggio. Alla fine ho pensato di continuare sul lungo lago, vediamo dove arriviamo. Se non che, dopo aver superato un paio di grosse pozze fangose, mi ritrovo su una salita abbastanza ripida, strada stretta. Se non ricordo male, anche la stradina era a sella d'asino. E insomma, la ruota di dietro se ne va per colpa di un grosso sasso abbastanza liscio. La ruota finisce verso destra nel piccolo fossato che c'era e da lì mi adagio per terra e inizia la tragedia, perché chiaramente con la moto stracarica alzare la moto è difficile. Quindi intanto mi assicuro che non ci sia nessun problema, e neanche per Zita chiaramente, ma andavamo pianissimo, stavamo in salita, quindi attentissimi come sempre. Quindi scarico la moto,
porto i bagagli su, alzo la moto, porto la moto su, e quando arrivo su naturalmente carico di nuovo i bagagli e ripartiamo. Da lì a poche centinaia di metri ci accorgiamo che stiamo uscendo da questa, non so come chiamarla, tundra del lungo lago di Guardialfiera, e riprendiamo le strade abbastanza dissestate, abbastanza improbabili intorno al lago, che però sono una caratteristica un po' di tutta la zona. Il Molise ha delle strade abbastanza distrutte, e quindi a quel punto andavamo per il tramonto. Ricordo che comunque era ottobre, quindi la giornata è molto più corta. Ero tutto sudato dopo quella faticaccia sul lago. Decido, non riuscendo a trovare un posto per accamparmi, decido di trovare un B&B in zona, e perdonatemi, io non ricordo quasi mai i nomi dei centri abitati intorno a me, ma sapete che io poi non mi frega di fare il travel blogger, per quanto posso dare piccole informazioni, io voglio raccontare di me e di quello che c'è accaduto. Comunque finiamo in un piccolo centro a qualche chilometro dal lago, monte qualcosa, non lo so. Troviamo un B&B, riposiamo, il giorno dopo ripartiamo e ci avviamo verso Termoli. Da lì ci accamperemo in spiaggia dalle parti a ridosso del Gargano, e insomma così è iniziato il nostro tour solidale del 2022 verso sud, che poi è stato un bellissimo viaggio, e che purtroppo non ho documentato benissimo. Ho imparato, ecco, a documentare nel miglior modo dall'anno scorso con il tour di Capo Nord, però ho tanto materiale, chissà che un giorno riesco a mettere online tutto quel viaggio. Adesso direzione Boiano, ci manca una quarantina di minuti, direzione il lago di Guardialfiera. Vi ho raccontato un piccolo aneddoto tragico abbastanza divertente, chiamiamolo così, del 2022 sul lungo lago di Guardialfiera. Zita on the road, iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, Zita è dentro che riposa. E qui comincia la strada, il ponte che passa all'interno del lago. Arriveremo alla diga qui davanti e poi decidiamo un attimo cosa fare. Probabilmente usciamo da questa strada, ci facciamo una stradina che gira intorno al lago, ma non il lungo lago che intendevo fare 2 anni fa. Se non sbaglio invece è la città dove andai a dormire. Il B&B è proprio quella che vedi lì giù, in cima a quella collina. Allora, questa è la diga. Non so se c'è modo di passare quella strada sulla diga, è una strada locale dove poter passare. Allora troviamo una deviazione e decidiamo.
comincia a cambiare un po' la strada, eh? È peggiorata tantissimo, però è comunque sempre abbastanza percorribile. Magari andiamo su Arriva Lago e mangiamo qualcosa. Un piccolo panino, zita alla sua porzione di carne. Perfetto. Allora, zita, adesso ti levo la maschera. Eccoci qua. E ti faccio scendere. Libera! Ci mettiamo anche il cappellino. Adesso alziamo il drone, ragazzi. Sarà sicuro questo pontile, visto che qui è tutto trasandato.